Buongiorno. Debutto speciale per due ragioni. Beh, la prima la conosce da tempo, il fatto che sia nella sua Sassuolo. La seconda invece è una notizia più fresca, cioè il fatto che ci saranno 1.000 persone ad assistere a questo suo ritorno a Sassuolo. Volevo sapere sensazioni sul primo aspetto e riflessioni sul secondo, perché potrebbe avere, insomma, delle conseguenze che magari coinvolgeranno anche Cagliari fra una settimana. Grazie. Sicuramente non posso che essere felice di tornare a Sassuolo per tanti motivi. Devo dire che lì ci ho lasciato una parte del cuore, sotto tutti i punti di vista, perché è stata un'esperienza straordinaria di crescita sia da parte mia che della società. Detto questo, adesso siamo avversari e di conseguenza per quei 90 minuti diventerò, tra virgolette, un nemico. Statene certi perché abbiamo il desiderio di far bene e di partire bene. Per quanto riguarda invece la possibilità di avere dico un po' di tifosi perché 1.000 sono sicuramente pochi, ma vista la situazione almeno riescono a dare maggiore entusiasmo e maggiore bellezza a quello che è il gioco del calcio. Mi auguro sicuramente al più presto che si possa portare sempre più persone allo stadio e che avvenga qui anche la Sardegna Arena. E volevo andare un minimo sul tecnico. Insomma, il 4-3-3 è il mantra di Francesco. Abbiamo visto Ariza, abbiamo visto gli amichevoli. A che punto è Sottil ed è già in grado di essere un titolare? Hai dubbi sulla formazione ancora? Perché in effetti non ci sono stati particolari innesti, e soprattutto quelli dei terzini sono due innesti molto giovani, e uno è un giocatore che è appena arrivato, cioè è arrivato da un giorno. Quindi, insomma, volevo un po' capire com'era la situazione. Ma sicuramente i due terzini sono arrivati da poco, devo dire che sono due prospetti per il futuro molto importanti, ma anche nell'immediato. Sta a loro poi farmi capire la capacità di apprendimento e adattamento a quello che io richiedo. Per quanto riguarda invece il 4-3-3, sì, è ovvio che a volte può capitare di avere uomini o calciatori in posizioni per loro non solite. Però si lega anche al fatto che in questo periodo abbiamo dovuto lavorare, non essendo totalmente completi nella rosa, o perlomeno i calciatori che abbiamo preso sono stati pochissimo con noi, compreso Riccardo Sottil, che si è anche fermato questa settimana per un piccolo fastidio, ma è completamente recuperato. Dico solo che per la formazione ho un paio di dubbi, che sicuramente, come si suol dire, la notte porterà consiglio. Si dice che spesso la prima giornata sia un esame. Il Cagliari è pronto per Beh, questo invece mi hanno esame? sempre detto che gli Quanto è esami sono difficile il professore 38. che vi Ovviamente i esaminerà? primi diventano Sassuolo, che non ha mai importanti per giocato dare comunque nella forza stessa squadra a di suo quella suolo. che è l'impatto che tu hai nei confronti della squadra. Ci vorrà un pochino di tempo in più per assimilare determinati concetti, ma io sono veramente contento di quello che mi hanno dimostrato in questo periodo i ragazzi, dell'entusiasmo che hanno messo all'interno degli allenamenti e la grande motivazione che hanno per poter cominciare bene. È fondamentale avere anche grande motivazione, al di là che magari non si vedranno tutti i concetti in modo pulito, quello su cui abbiamo lavorato, ma questa per me è la normalità. Essendo anche stato anomalo questo periodo, non avendo avuto tantissimo tempo per poter lavorare, ma diciamo che il ritiro c'è stato in maniera relativa. Detto questo, non deve essere assolutamente un alibi contro una squadra che ha assimilato i concetti del proprio allenatore, poi li allena da 2 anni. Io so cosa significa, avendolo fatto io in passato a Sassuolo, la possibilità di dare continuità tecnica ad un lavoro che porta dei vantaggi. Ma noi la dobbiamo mettere anche dal punto di vista dell'entusiasmo e della motivazione, e vedo che all'interno della squadra è veramente alta. Allora, per rimanere sullo stesso argomento, le chiedo questo: naturalmente è una situazione molto particolare, il ritiro è stato breve, la possibilità di allenare tutta la squadra limitata. A che punto è il lavoro rispetto alle grandi aspettative che, come lei sa, ci sono rispetto al gioco che il Cagliari di Francesco dovrà proporre?
è quanto vale il vantaggio che invece ha il Sassuolo proprio per quello che lei ha appena detto. Loro lavorano in continuità da 2 anni, quindi qual è il gap fra le due squadre a bocce ferme? Queste sono le due domande. Grazie. Beh, innanzitutto il gap principale è che loro hanno bene o male una rosa completa e giocatori su cui hanno lavorato da diverso tempo, e questo sicuramente è un grandissimo vantaggio. Noi la dobbiamo mettere tantissimo anche, come dicevo prima, sì sull'organizzazione che ha ancora dei tempi di apprendimento, ma anche sulla grande motivazione e la voglia di fare la partita, nonostante troviamo una squadra che l'anno scorso è stata la seconda squadra del campionato per possesso palla. Sta a significare che cercano sempre di fare la partita e di dominarla, e noi dobbiamo essere bravi a limitare prima di tutto questo loro grande palleggio e cercare di essere poi incisivi. Dirti a che percentuale siamo adesso di apprendimento è presto. Vedo grande voglia, grande volontà, e questo sarà sicuramente un bellissimo esame per poter poi dare dei giudizi del momento, non totalitari. Eccomi qua. Allora, mi hanno bruciato tre quarti di domande, quindi insisto un po' sulla formazione. So che ovviamente, come tutti i tecnici, non è insomma uso darla, ma per capire di più immagino sia un dubbio per reparto. Quindi magari andando per esclusione, chi affiancare a Valukevic tra Pisacane e Clavan, chi andrà in cabina di regia tra Marin e Oliva e chi sarà l'esterno destro. Questo credo che sia più o meno insomma, i principali dubbi. Un'altra cosa, volevo capire se adesso o nel corso del campionato, vista la gran forma di entrambi, Simeone che va in nazionale, Pavoletti che fa 2 gol e comunque sembra un giocatore ritrovato dopo l'anno praticamente fermo, se oltre a questa staffetta più o meno che vivremo tutto il campionato, se ci sarà la possibilità di vederli anche in alcuni frangenti uno accanto all'altro. Grazie. Beh, adesso perdonami, mi hai messo tu qualche dubbio in più. Ne avevo detti due, me ne hai messi tre. Cioè, non mi aiutate in questo. Cancello la domanda, elimino la domanda. Sto scherzando. Al di là della battuta, ovviamente, Pavoletti e Simeone, oggi come oggi, o gioca l'uno o gioca l'altro. Durante la partita, a seconda delle situazioni o come si mette la gara, potrebbero anche coesistere. Però di partenza in un 4-3-3 come sistema di gioco hanno caratteristiche entrambi solo per poter fare gli attaccanti centrali. Di Leo sono molto contento perché sta lavorando con grande determinazione, prima di tutto la voglia di riprendersi quello che ha lasciato in questo periodo per strada, normale però che sia un pochino dietro dal punto di vista della preparazione. Invece Giovanni è molto più pronto da questo punto di vista, per quello ad oggi è più facile, togliendo dubbi sulla formazione, che giochi Simeone dall'inizio. Per gli altri dubbi sono bene o male tutti giusti, su qualcosa ho le idee un pochino più chiare, però non sto qui a dare tanti vantaggi anche agli altri, visto che gli altri a me non me ne danno. Però chiunque giocherà sono convinto che cercherà di portare un grande supporto e apporto alla squadra sotto tutti i punti di vista, sapendo che oggi come oggi i 5 cambi sono determinanti, perché non sono determinanti solo quelli che partono dall'inizio, ma lo possono diventare anche gli altri. Per quello vorrei alzare l'attenzione anche su quelli che potrebbero subentrare a partita in corso. Ciao. Inizio anch'io con una domanda un po' di campo, quindi le chiedo, stiamo parlando molto dell'esterno destro, se c'è la possibilità di rivedere come contro la Roma Nandez alto oppure se è fondamentale averlo in mezzo al campo. E poi le chiedo un po' a che punto è il percorso di adattamento che tutte e due le parti sembrano voler fare, sia lei che João Pedro, al ruolo di João Pedro come alla sinistra, visto che comunque l'ultimo gol della scorsa stagione l'ha segnato proprio contro il Sassuolo. E un'ultimissima domanda volante, lei ha chiesto. Dopo la Roma, tre rinforzi, per il momento ne è arrivato uno, Trippaldelli, potrebbe arrivare Godin. Cosa manca ancora secondo lei a questo Cagliari per ruolo? Grazie. Ah, per quanto riguarda, partiamo dall'ultimo, per quanto riguarda i rinforzi del mercato, credo che con Godin la società mi trasmette positività, in questo senso che possa risolversi prima possibile questa situazione. Sapete che siamo sul giocatore, a volte l'avete saputo anche prima di me. Invece per quanto riguarda tutto il resto, stiamo valutando anche lo stesso Raja Nainggolan, come ho sempre detto, la possibilità di poterlo riportare qui a Cagliari, che non sarà facile, ma la volontà da parte mia e della società c'è, e poi valuteremo, secondo me,
o dietro basso o davanti la possibilità di mettere qualche altro innesto che sia, non dico tanto esperto, ma giovane. Dipende un po' quello che le risposte che mi daranno anche queste partite di campionato che saranno determinanti. L'altra era, mi sembra, legata a Nandez, giusto? Con la possibilità di. Sì, di fatto Nandez se può giocare alto o mezzala e Joao il percorso di, diciamo, apprendimento di questo nuovo ruolo destro o sinistro. Ma Grazie. se mi chiedete che ruolo ha per me Nandez, già vi so rispondere, lo sapete anche voi, no? Perché se me lo chiedete è più un centrocampista, una mezzala che un esterno. È ovvio che in questo momento dove la condizione di altri o di chi in quel ruolo è un po' non è al meglio, è una valutazione che sto facendo. È normale che aspettiamo anche altri innesti o quelli nuovi che devono arrivare, lo stesso Zito. E valutare un po' che condizioni avranno quando entreranno in gruppo. In questo momento però devo dare anche solidità alla squadra e credo che lui possa interpretare sia il ruolo d'esterno in necessità che da centrocampista, visto che l'ha fatto anche in passato, magari in un 4-4-2 più che in un 4-3-3. Per quanto riguarda João Pedro, sono contento di quello che sta facendo, di quello che sta ricercando in quel ruolo, ma io non lo voglio chiudere in un ruolo ben determinato. Lui è un giocatore creativo che deve avere la possibilità di sapersi muovere e di conseguenza i compagni supportare sia la fase difensiva che offensiva sua. Per quello voglio, come ho parlato con il ragazzo, che si liberi assolutamente di determinati movimenti, ma che si muova con più in maniera a volte anche individuale, ovviamente sapendo dove si trovano i propri compagni. Però sono convinto che potrà fare molto bene João in quel ruolo. Io volevo tornare un attimino proprio sugli attaccanti, e cioè su Simeone e Joao. Portano in dote al Cagliari 2020-21 30 reti, 18-1 e 12 l'altro. Quindi lei ha parlato di una squadra che deve essere incisiva. Sotto questo profilo, questi due, insomma, la porta la vedono, no? Sì, ma difatti li facciamo giocare davanti. È ovvio che io ritengo che i tre sono tre attaccanti, che poi quando si difende debbano diventare, si diventa 4-5-1, perché, come dico sempre, il sistema di gioco è dinamico, non è statico. E detta questa cosa, sono convinto che sì, faranno gol, ma non sono contento solo dei gol loro. Per poter far crescere questa squadra abbiamo bisogno anche dei gol degli altri. Abbinati ai loro sarebbero di un supporto importante e questo è un segno di maturità, la possibilità di vedere anche andare in gol altri calciatori. È normale che si vede che hanno le caratteristiche per poter far male agli avversari e mi auguro che partano già da domani in questo modo. Ma abbiamo anche lo stesso Pavoletti che magari in dote l'anno scorso non ha potuto portare niente, ma potenzialmente è un giocatore che ha caratteristiche importanti in zona gol. Lo stesso Sottil che è arrivato non ha fatto tantissimi gol in carriera e lì ci lavoreremo per poterlo migliorare, però potrebbe essere anche lui di grande supporto alla squadra per quello che riguarda la sua qualità migliore, che è l'uno contro uno, dove noi in questo momento, dal mio punto di vista, siamo un po' carenti. Ma si parlava prima di Godin. Io chiedo che cosa può dare Godin al Cagliari se è ancora, secondo lei, uno dei 10 centrali più forti al mondo. E poi si parlava anche della possibilità di far crescere i giovani. Io vi chiedo un parere sui quelli che saranno eventualmente i suoi colleghi, ossia Valpievic e Carboni. Valuchievich e Carboni? Se ho capito bene? No. Al di là che non mi piace parlare in questo momento, già ne ho parlato prima, di giocatori che non fanno parte della rosa del Cagliari. Posso parlare delle caratteristiche di Godin, che è un giocatore, prima di tutto è un leader, un giocatore che è difensore dentro, che è determinato, è cattivo, ha l'ambizione di andare a fare il mondiale. Tutte caratteristiche che può trasmettere in maniera positiva alla squadra. Parliamo di un leader e mi fermo qua. Per quello, chiunque può crescere vicino a un giocatore del genere, che sia lui o un altro che abbia queste caratteristiche. E noi cerchiamo un giocatore con queste caratteristiche. Abbiamo dentro anche Klavan, che è un giocatore a livello internazionale importante, che ha 35 anni, ma veramente mi è piaciuto per la sua grande applicazione e attenzione. Non sarà un grande chiacchierone, ma nei suoi modi di fare, in campo anche lui un leader. Anche nella partita contro
la Roma la settimana scorsa che uno dei migliori è stato Valuchievich, come diceva anche prima Alberto. L'idea vostra è quella comunque di puntare su di lui come centrale titolare, affiancandogli più o meno quasi sempre un giocatore d'esperienza che sia Klavan o Godin? Oppure magari c'è anche la possibilità di vedere soluzioni diverse, per esempio appunto due centrali d'esperienza o qualcosa di nuovo. Nel senso, Valuchievich è comunque il titolare nella difesa del Cagliari. Fate la domanda più brutta che potete fare a un allenatore è parlare di titolari nel calcio moderno e in quello che insomma può esprimere il fatto di avere tante partite anche in certi momenti ravvicinate e la possibilità di far crescere i giocatori. Valuchievich ha 20 anni, deve crescere, è un giocatore che secondo me ha grandi margini di crescita. È ovvio che può attraversare anche momenti particolari, per quello definirlo un titolare assoluto è sbagliato. È un giocatore per noi importante che in questo momento, con il lavoro si sta guadagnando la possibilità di partire dall'inizio domenica e ogni domenica deve dimostrare di essere all'altezza, perché gli esami non esistono solo per gli allenatori, esistono anche per i miei ragazzi. Devono capire che per poter poi dare continuità a quello che si fa, bisogna crescere sempre in quelle che sono le prestazioni, che non sono solo le partite, ma anche durante gli allenamenti. Parliamo di un giocatore, di un ragazzo di ottime prospettive. Diciamo. Finisco, non ho finito a rispondere. Potrà accadere di poter far giocare due giocatori non giovanissimi, perché no? Se hanno la condizione buona e tra di loro possono coesistere, può accadere. Intanto le faccio una battuta, chissà se Godin fosse arrivato qualche giorno prima si sarebbe tolto un dubbio di formazione. Al di là di questo, sappiamo benissimo l'importanza di Francesco e i giovani, no? Insomma, è anche un mantra che anche sulla stampa nazionale spesso viene portato avanti. Le chiedo, visto che li abbiamo visti anche nelle amichevoli, i giovani del Pupo Masala, vista la carenza di esterni, potrebbero far parte della trasferta di domani? Grazie. Ma Del Pupo l'ho adattato spesso a fare l'esterno, ma per me è più una mezzala o al massimo può essere un trequartista, dipende dal sistema di gioco. Però non avendo esterni l'ho dovuto adattare. Per quanto riguarda Masala, è un 2004, come Contini, che è un giocatore per me molto interessante, ma in questo momento è squalificato per 3 giornate. Ha fatto molto bene nell'amichevole contro l'Olbia, però Masala è un 2004, ho preferito portare un po' tutto il gruppo che ha lavorato con maggiore continuità con me in questo periodo, per quello vedrete tra i convocati tutti i giocatori tranne nessun ragazzo di questi della primavera, eccoci, non verranno in questa gara dove io credo che i ragazzi vengano sì, buttarli dentro, ma con i tempi giusti, non bisogna mettere i ragazzi dentro tanto per metterli, bisogna buttarli dentro quando si vede una crescita, quando c'è la possibilità poi di dare continuità a quello che fanno. Perché spesso ho visto lanciare tanti ragazzi in prima squadra e poi diventare meteore. Questo è una cosa, è un errore grandissimo perché crea solo illusione all'interno sia delle famiglie che dei gruppi di lavoro. Perché dobbiamo essere bravi a mettere dentro i ragazzi quando li vediamo che arrivano a una maturazione, non dico completa, ma che vediamo che sono maturati rispetto a quella che è stata un po' la partenza. E questi ragazzi sono bravi di prospettiva, ma ancora non maturi per poter cavalcare queste platee.